Un insegnante vuole allestire un proprio sito web personale, distinto da quello scolastico, nel quale organizzare e distribuire materiali ed esercizi destinati ai propri studenti, orari di ricevimento, comunicazioni, eccetera. Vuole inoltre predisporre documenti e materiali che dovranno poi essere distribuiti attraverso questo sito e altri documenti per la cui redazione vorrebbe invitare alcuni colleghi. Questo è un compito di realtà, in realtà. È un'esigenza abbastanza frequente nei contesti scolastici. Come risolvere un'esigenza del genere? Beh, che tra l'altro può essere indicata sia per organizzare appunto il proprio lavoro, quindi un insegnante che vuole effettivamente un proprio sito web personale con cui organizzare materiali da rendere disponibili ai propri studenti, ma lo stesso compito può essere dato agli studenti. Si può chiedere cioè agli studenti di allestire un proprio sito web, magari collaborativamente, per documentare attività didattiche, esperienze condotte anche magari durante i viaggi di istruzione, cose del genere. Bene, come risolvere un problema del genere? Beh, la seconda parte, quella della predisposizione di documenti che possono essere anche redatti collaborativamente, beh, sappiamo già come risolverlo con Google Drive. Mentre l'allestimento del sito web, come lo possiamo risolvere? Ebbene, lo possiamo risolvere ancora con una delle applicazioni offerte da Google, dalla G Suite, dall'ex Google Apps for Education, che è Google Sites. Google Sites è uno strumento, un'applicazione integrata in Google con la quale possiamo redigere siti web alla pari di quelli che possiamo realizzare anche con CMS, con questi Content Management System più vocati all'allestimento di veri e propri siti, diciamo, generalisti come WordPress o Joomla o Drupal. I quali però richiedono competenze più avanzate. O anche blogger, se si vuole, ci si vuole limitare a un sito che abbia una semplice struttura da blog. Mentre Google Sites è una buona via di mezzo perché consente, come vedremo, di allestire un sito anche articolato e non da un formato non limitato a quello del blog. Bene, dove si trova Google Sites? Come lo usiamo? Beh, lo andiamo a trovare sempre da Drive. Ecco qui. Una volta effettuato l'accesso a Google, ovviamente, entrando nel proprio Drive, possiamo creare un nuovo sito web cliccando su Nuovo. Questa volta quindi non sarà un documento, non un foglio Excel, all'Excel o una presentazione PowerPoint. Andiamo a cercare in Altro. In Altro noi troviamo Google Sites. Ecco, cliccando su Google Sites, io di fatto creo un nuovo sito web. Ecco, di cui mi viene già presentata la home. Nella home io devo specificare il titolo, il nome e il titolo da dare al mio progetto. Questo, per esempio, scrivo sito di esempio. Il nome del sito, beh, potrebbe essere il sito di Francesco Leonetti. È il titolo della pagina, per esempio, Informatica con Leonetti. No, supponiamo qui, possiamo, ognuno in testa la propria home come crede. Tra l'altro, come vedete, cliccando sui vari elementi, appaiono degli strumenti che permettono di cambiare lo stile, la formattazione. Addirittura è possibile anche rendere cliccabile il titolo. Anche l'immagine che vedete di sfondo della testata può essere cambiata. Cliccando su Cambia immagine, posso scegliere di caricare una mia immagine che ho sul computer oppure selezionare tra le immagini della galleria che Google Sites già predefinisce. Ad esempio, posso metterci questa e
come vedete, in maniera automatica Google Sites migliora la leggibilità del testo rispetto all'immagine scelta, dando il colore che meglio contrasta. È possibile anche cambiare il tipo di intestazione cliccando qui, o posso scegliere se un'intestazione con un banner più grande, questa è l'intestazione a banner che va da default, oppure addirittura senza banner, soltanto il titolo. Ecco, vedete. Una pagina diciamo più semplice. E qui abbiamo già impostato la home, la testata della home. A seguire il contenuto, evidentemente, della home page. E come si definisce il contenuto? Beh, da questa colonna destra noi troviamo tutte le, come dire, le funzioni che permettono di inserire contenuti nelle varie tipologie. Casella di testo. Per esempio, clicco e lui predispone una casella di testo dove posso scriverci, per esempio, benvenuti al mio sito web con punto esclamativo e posso decidere di allinearlo al centro. Posso cambiare lo stile, ecco qui, no, non mi dilungo nella descrizione di queste funzioni che sono abbastanza intuitive, sono funzioni di formattazione che dovrebbero ormai risultarci familiari. Tra l'altro è anche possibile in genere ovunque, in tutti gli elementi che noi collochiamo, è possibile anche definire link, quindi rendere cliccabili o l'intero testo o una porzione del testo selezionata e il cestino lo rimuove. Come vedete, l'elemento sulla destra, sulla sinistra, ecco qui, sorvolando, appaiono queste icone che permettono di anche personalizzare graficamente l'oggetto. Per esempio, invece che di sfondo bianco, posso cambiare il tipo di sfondo, metterci addirittura anche un'immagine. Quest'altra icona permette di duplicare l'elemento, quindi nel caso in cui avessi bisogno di un altro blocco di testo simile al precedente, lo duplico e poi lo modifico e ovviamente il cestino serve a cancellare. Da qui è possibile inserire immagini, incorporare URL, cioè elementi di un altro sito web, per esempio una pagina di Wikipedia, oppure caricare un file che si vuole rendere poi scaricabile dal proprio sito. Ma soprattutto un aspetto ovviamente caratteristico e utile di questa applicazione è quella di poter inserire contenuti tratti dal proprio Google Drive, quindi vedete da Drive. Quindi se io volessi ad esempio dare ai miei studenti materiali, appunti che ho organizzato in Drive, quindi che ho inserito nelle cartelle Drive, questi appunti li posso rendere disponibili anche attraverso il mio sito web selezionandoli da Drive, oppure posso inserire anche un video di YouTube. Per esempio, vado a caricare una ricerca video esperto web, vado a cercare, vediamo se ecco. Esperto web, corso IPAB, ecco, supponiamo di selezionare questo video e lo inserisco. E il video, come vedete, è stato inserito nella home, posso anche modificarne le dimensioni, eccetera. Quindi da qui vedete tutti gli elementi, le funzioni, scusate, che permettono di inserire nella pagina corrente contenuti di vario tipo. È possibile anche, ovviamente, articolare un sito web in genere, non è fatto da una sola home, si articola in sezioni, le cui sezioni in genere si fanno corrispondere a voci di un menu che consentono queste voci di navigare in quelle sezioni. Ecco, le sezioni, in pratica le pagine, sono definibili da pagine, quindi cliccando su pagine. Noi troviamo la prima pagina già predefinita, Home, però qui io posso cliccare su quest'icona per aggiungere una nuova pagina. Per esempio, posso scrivere appunti di lezione. Ecco, fine. Ho creato una nuova pagina che ho chiamato Appunti di lezione. Ecco che lui già mi predispone la nuova pagina con un look coerente con lo stile e il tema che ho attribuito al mio sito, il quale tema, tra l'altro, potete anche cambiare da temi, cliccando qui su temi, voi potete scegliere tra una serie di temi predefiniti, scegliere quello che meglio,
mi sembra più indicato per il tipo di sito che state allestendo. Ecco, però voglio farvi notare come appare già automaticamente una prima bozza di menu del sito. Home, appunti direzione. Qui possono, cliccando su inserisci, possiamo andare, per esempio, se io andassi nel mio Drive, andassi a creare un nuovo documento. E lo chiamo appunti di matematica e scrivo: questi sono gli appunti di matematica. Ecco, salvo, ho già salvato effettivamente. Ora, qui volendo, io posso inserire il documento dal mio Drive. Clicco su documenti. Ora lui mi sta facendo navigare nel mio Drive, seleziono il documento che voglio inserire e clicco su inserisci. E il contenuto del documento viene già reso disponibile all'interno del mio sito in maniera diretta. Beh, certo, è possibile anche condizionare la visibilità del documento solo, per esempio, agli studenti della mia classe, della terza C. Beh, in questo caso, allora, devo condividere il documento in modo da renderlo visibile, quindi può visualizzare solo, ad esempio, gli studenti della seconda C o terza C. Insomma, specifico, come vi ho già fatto vedere, come avete visto nella lezione sul Drive, specifico il livello di visibilità di accesso al documento. E quando un documento con questa condizione viene inserito, come vi ho appena fatto vedere, in una pagina di Sites, il documento non verrà mostrato a meno che l'utente che sta guardando quella pagina non si sia precedentemente autenticato, quindi loggato a Google, e non appartenga effettivamente all'elenco, di utenti per i quali quel particolare contenuto è abilitato. Quindi in questo modo voi potete nel vostro sito web definire alcune pagine pubbliche, diciamo, disponibili a chiunque, anche in modo anonimo, e alcuni contenuti invece riservati solo, ad esempio, a un gruppo di persone o di studenti. Ora, tra l'altro, è possibile anche, cosa abbastanza tipica, richiesta da un sito, creare una gerarchia delle sezioni. Per esempio, io potrei definire, articolare ulteriormente appunti di lezione con appunti di lezione da terza C altri dedicati alla terza A e così via. Questo lo faccio creando altrettante pagine. Clicco su più, per esempio, e scrivo più pa nuova pagina, terza C. Fine. Creo un'altra pagina, la chiamo terza A. Ecco qua. Fine. Come vedete, le pagine sono state tutte collocate allo stesso livello. E quindi vengono di conseguenza mostrate nel menu nella stessa riga. In realtà quello che io voglio è che terza C e terza A risultino delle sottosezioni della sezione appunti di lezione. Per definire questa gerarchia, molto semplicemente trascino l'elemento terza C e lo vado a collocare sotto appunti di lezione. Ecco, vedete. Ecco, in questo modo ho fatto corrispondere le pagine terza A e terza C come elementi gerarchicamente inferiori sub pagine della pagina appunti di lezione. Questo si traduce, come vedete, nel sito con questa menu questa tendina che appare in maniera automatica. Quindi cliccando su Home torno alla mia home page. Cliccando su appunti di lezione posso andare andare direttamente ad appunti di lezione e mi vedo la pagina appunti di lezione, oppure sulle singole pagine terza A e terza C. Ora, il sito, una volta che è stato predisposto, ovviamente lo dobbiamo rendere disponibile ai nostri visitatori, ai nostri utenti. Beh, intanto posso guardarlo, cliccando sull'occhio, posso guardarlo in anteprima, quindi rendermi conto preventivamente di come verrebbe mostrato ai miei utenti. Ecco qua. Questa è l'anteprima del sito. Tra l'altro è possibile valutare l'anteprima
anche immaginando che quel sito venga visto da vari dispositivi, per esempio cliccando su quest'icona, ecco come verrebbe visto il mio sito da un tablet, oppure cliccando su quest'altra icona, come verrebbe visto da un cellulare, da uno smartphone. Ecco, vedete come viene tradotto il menu che invece nella versione desktop o tablet appare direttamente qui. Cliccando sulla X esco dall'anteprima. Ora, se sono soddisfatto del mio risultato, posso cliccare su Pubblica per rendere effettivamente visitabile il mio sito. Ancora, prima di fare ciò, vi faccio notare quest'altra icona, Aggiungi Editor. Questa è l'icona da cliccare nel caso in cui voi voleste invitare altri utenti a collaborare alla redazione del sito. Quindi è questo il modo con cui è possibile creare un gruppo di lavoro nella costruzione collaborativa di un sito. Come vedete, con le interfacce e le funzioni identiche a quelle che si usano in Drive per condividere la redazione di un documento. Dicevo, per rendere effettivamente visitabile il mio sito si clicca su Pubblica. Cliccando su Pubblica si deve specificare l'indirizzo del sito web, quindi la URL, quella che effettivamente gli utenti dovranno scrivere o il link che voi dovrete dare, che di cui voi scegliete solo l'ultima parte. La prima parte è già automaticamente impostata da Google ed è sites.google.com/view. Ciò che segue dopo, lo slash, view slash, in questo caso il sito di Francesco Pionetti, che lui suggerisce questo, però voi volete, potete naturalmente cambiarlo, questo è il link che voi potete copiare, si va a copiare, ed è quello che si dovrà poi divulgare al popolo web, agli studenti, metterlo su Facebook, Twitter, inserirlo sul sito della scuola, magari. È possibile anche con questa opzione non far indicizzare il vostro sito da Google, quindi evitare che Google lo indicizzi nel caso in cui voleste mantenere un profilo basso, insomma, non volete darne molta pubblicità e limitarlo quindi ad un uso interno. Cliccando su Pubblica, il sito è da questo momento visitabile. Ora, se io andassi su una nuova pagina e andassi a aprire il mio, ecco qua, il mio browser, ho puntato l'indirizzo che ho prima copiato ed ecco, questo è il modo con cui qualunque utente sul web già da ora vedrebbe il mio sito. Ecco qua. Ovviamente è possibile anche pentirsi della pubblicazione, ovvero sospenderla temporaneamente. Dopo aver pubblicato, cliccando su questo triangolo, è possibile andare ad annullare la pubblicazione, quindi in questo caso se ne sospende la visibilità, oppure a cambiarne le impostazioni, per esempio nascondendo il motivo di ricerca o modificando l'indirizzo. Il sito così fatto lo si ritrova nel proprio Drive, quindi tornando in Drive, voi vedete in Drive, oltre ai documenti, alle cartelle che eventualmente avete predisposto e creato in Drive, anche gli elementi creati con Google Sites, che vengono quindi mostrati in Google Drive alla stregua di documenti. In realtà è il sito web, quindi ricliccando potete riaprire il vostro sito e continuare a lavorarci. Ecco, questo è il modo, come avete visto, semplice, immediato direi, ma molto potente, molto ricco di strumenti espressivi con i quali potete allestire un sito web personale integrato agli altri strumenti di Google.